Ciao ragazzi, benvenuti, io sono CalciatePlay e sono su Pokémon GO. Ragazzi, è da moltissimo tempo che non faccio video su questo giochino e ho ripreso a giocare, ragazzi, perché ci sono anche Pokémon nuovi, quindi altri Pokémon della seconda stagione, non so di preciso. Comunque ragazzi, ho ripreso a giocare e mi sto divertendo un casino. Adesso ho migliorato un pochettino, ragazzi, vi faccio vedere un attimo i miei Pokémon. Sono attualmente in macchina, sto morendo da caldo. Comunque, un attimo che sposto qui la telecamera perfettamente. Guardate, io ho attualmente questi Pokémon, sono riuscito a livellare. Ho questo Pokémon che è fortissimo, con statistiche alte. Guardate, Seadra. E ragazzi, guardate qua questo Pokémon. È questo di eccezionale. Ha l'idropompa 130 e pistola acqua. È fortissimo, ragazzi, ha le statistiche altissime. Quindi riusciremo a conquistare anche le palestre con questo Pokémon. Quindi qualcosa di eccezionale. E ragazzi, ho livellato anche lui, ho Omastar, vedete, l'ho fatto questa evoluzione ed è forte anche lui. Vediamo un po' le mosse, caduta massi, non sono buone le mosse, però ragazzi, è comunque un Pokémon d'acqua che mi serve per conquistare le palestre. Comunque ragazzi, adesso andiamo a vedere tutto dopo la sigla. Devo fare schiudere anche due uova da 10 km, mi mancano 300 metri mi sembra, e farò un giro qui a Paghino nei vari Pokéstop e cercheremo di conquistare qualche Pokémon. Ci becchiamo dopo la sigla, ragazzi. C'è Geodude vicino a un Pokéstop qui a Paghino. E un attimo solo che già ho preso una Pokéball. Ok, forse riusciremo a prenderlo. Vediamo un po', ragazzi. 2, 3. Questo mi serve, ragazzi, devo fare l'evoluzione. Quindi ce l'ho molto forte l'evoluzione. Ho fatto già la seconda evoluzione del Geodude, devo fare la terza. E mi servono un po' di caramelle. Me ne servono tantissime, ragazzi, in realtà. Qui abbiamo un altro Pokémon che non ho, questo qui. Vediamo un po', ragazzi. Ah no, ce l'ho, scusate. Però è abbastanza mi serve per fare l'evoluzione. Quindi prendiamolo, ragazzi, vediamo se riusciamo. Questo è un giro un po' così, ragazzi. Vediamo cosa riusciamo a fare in questo episodio, ragazzi. Vediamo. Mi sto fermando nei vari Pokéstop, che in realtà vicino ai Pokéstop, ragazzi, ci dovrebbero essere tantissimi Pokémon. Ok ragazzi, siamo in questa palestra a Paghino. La palestra, vi dico subito il nome. Palestra Palazzo Garibaldi. Adesso sposto, devo spostare un pochettino. Ecco, forse da questa parte è meglio. Comunque dicevo, devo conquistare questa palestra. Però ci sono dei Pokémon che sono abbastanza forti. Io da molto tempo, ragazzi, che non gioco, quindi non so come andrà questo attacco. Comunque sono solo due Pokémon, ma sono abbastanza forti, perché io il massimo che ho è un Arcanine di 1500. Devo conquistare questa palestra, ragazzi, ci voglio provare. Ci voglio provare. Allora, vediamo un po'. Ci abbiamo Rhydon e abbiamo Arcanine. Arcanine direttamente lo possiamo buttare giù con il nostro Vaporeon e con i Pokémon d'acqua. Mentre questo Rhydon lo dobbiamo buttare. Questo è un Pokémon roccia, terra, quindi bisogna buttarlo giù con che cosa? Con i Pokémon lotta. Quindi facciamo così, ragazzi. Mettiamo, scusate, sposto sempre la telecamera perché altrimenti non riesco a vedere. Quindi mettiamo magari no, scusate. Allora, al posto di Vaporeon mettiamo qui un Pokémon lotta, lui. A posto di Arcanine mettiamo un Pokémon lotta anche qua. Quindi mettiamo lui. Poi lasciamo lei e mettiamo Vaporeon. Poi lui lo devo provare, quindi facciamo in questo modo, ragazzi. Vediamo come va. Sto provando questa combinazione. Vediamo un po'. Pokémon lotta per lui e poi andiamo con gli altri. Vediamo un po', ragazzi. Allora, attacchiamo la palestra a sto punto. Ok, ci ha battuti, però adesso riusciamo a ucciderlo, penso, no? E non riesco a schivare, ragazzi, sto morendo da caldo, quindi non ci sto capendo nulla.
Ok, facciamo attacco super. Vai così. Vai così, ragazzi. Vai così. Ok, ragazzi. Benissimo, ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti, ragazzi. Quindi, facciamo in questo modo. E mettiamo Vaporeon. Sì. Ce lo fa mettere? Sì, ragazzi, abbiamo messo Vaporeon nella palestra. Benissimo, ragazzi, è andata bene. L'attacco alla palestra. Ragazzi, guardate cosa c'è qua. Ponita, mi serve tantissimo per fare l'evoluzione 490. Quindi, ragazzi, andiamo di Mega Ball. Vediamo un po', ragazzi. 1, 2, 3. Presa, presa ragazzi, presa. Ponita incredibile, ragazzi, incredibile. Questa mi serve ragazzi, mi serve per fare l'evoluzione. Vedete? Mamma mia, ragazzi. Guardate che c'è qua, ragazzi, l'inferno. L'inferno, ragazzi. Vediamo un po' questo qui. Vulpix, ragazzi, mi serve per fare l'evoluzione. Gli do anche una bacca lampone. Non lo voglio far sfuggire questo qua. Peraltro siamo parcheggiati in piazza del Pappachino. Paghino che non si può parcheggiare, ragazzi. Ho messo le quattro frecce. Si è liberato. Si è liberato. Dai, diamo un'altra bacca lampone. Ottimo di nuovo. Dai, stavolta lo dobbiamo prendere, ragazzi. 1, 2, 3. Sì, ragazzi. Grandissima, 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 ragazzi. Mi guardo in giro che ci sono i vigili. Comunque, ragazzi, benissimo. Perfetto. Vulpix. Un altro Ponita, non ci posso credere. Credere, livello altissimo. Gli diamo una bacca lampone. Perfetto, 560. Vediamo un po', ragazzi, se riusciamo a prenderlo. Dai, 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 ragazzi. 1, 2, 3. Preso, ragazzi, incredibile. Incredibile, un altro Ponita, non ci posso credere. Un casino di Ponita. Mamma mia, ragazzi, mamma Grazie. mia. Ragazzi, incredibile, guarda cosa c'è qui. Hitmonlee. Hitmonlee, una cosa del genere. 1173. Ragazzi, allora, diamo la bacca. Diamo questa, ragazzi. Proviamo a prenderlo. Con la Ultra Ball. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, se riesco a catturarlo. 1193. Già ce l'ho, ragazzi, ed è forte, però. Ragazzi, l'ho preso. L'ho preso, non ci credo. Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! What the fuck? Ragazzino potenza! Pietra taglio 100! Colpo basso 6! Questo Hitmonlee è una Ragazzi, potenza! incredibile, guardate, Snubbull! Attenzione, stavo camminando un pochettino per capire se riuscivano ad aprire queste uova da 10 km, ragazzi, ma ho incontrato questo Pokémon Snubbull! Ragazzi, andiamo a vedere se riusciamo a catturarlo. Allora, io siccome è di alto livello, preferisco utilizzare adesso, se è possibile, una bella Mega Ball. Vediamo se riusciamo a catturarlo, ragazzi, altrimenti mi tocca utilizzare la come si chiama? La Ultra Ball. Non c'è bisogno, ragazzi, con la Mega Ball siamo riusciti a catturare Snubbull, che è un Pokémon folletto. Ragazzi, già ce l'avevo, ma era di basso livello. Questo è un ottimo Pokémon, direi. Sì, ragazzi, cavolo, 599, quindi con l'evoluzione diventerà una bestia questo Pokémon qui. Ragazzi, eccoci, non ci credo. Uovo da 10 km. Mamma mia, ragazzi, finalmente sono qui a sole, sto cuocendo, ragazzi, ma ho parcheggiato qua vicino, ragazzi. Vediamo un po', ragazzi. Allora, mamma mia, vediamo un po', ragazzi. Mamma mia, 10 km, chissà cosa abbiamo. Ce ne sono due, eh. C'è questo, ce n'è una. Non ce l'avevo, ragazzi! Non ce l'avevo, era un Pokémon che desideravo, non ci credo! 1672! Snorlax! Ragazzi! Che mega episodio questo qua, ragazzi! Che mega episodio! Spettacolo!
Snorlax. Oh mamma mia, ma tu, iperraggio, iperraggio, cozzata Zane, 12.150. What the fuck, man. Ragazzi, che Pokémon è questo? Poi ha attirato la mia attenzione, sì, mi sa che è forte, ragazzi. Grandissimo, ragazzi, grandissimo. Wow. Un altro, ragazzi, un altro uomo da 10 km. Non ci posso credere. Insomma, questo è un mega episodio, ragazzi. Lasciate tanti like, spolliciate, spolliciate. Pokémon Go a pachino, ragazzi, stiamo schiudendo queste uova fantastiche. Abbiamo fatto anche prima qualche cattura eccezionale. Neanche questo avevo, ragazzi. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Non ci credo, non ci credo. Mamma mia, spettacolare. 546, non è altissimo, ragazzi. Non è altissimo, ma non ce l'avevo. Onix, fantastico. Il pietrataglio 100, Sassata 12. No, vabbè, ragazzi. Eccezionale, ragazzi, eccezionale veramente. Episodio oggi, cioè qualcosa di eccezionale. Io è da molto tempo che non giocavo a Pokémon Go, ragazzi, e abbiamo trovato dei Pokémon davvero eccezionali. Guardate questo item lì, come cavolo si chiama, ragazzi, trovato così, 1173, è stato qualcosa di assurdo. Snorlax, ragazzi, Snorlax sì, non ce l'avevo, e peraltro adesso è il Pokémon più forte che ho e posso potenziare a bestia, ragazzi, cioè possiamo potenziarlo a bestia perché attacco 150 è qualcosa di eccezionale, ragazzi, eccezionale, cioè è qualcosa di assurdo. Allora, ragazzi, quello che devo fare adesso è vi lascio con una con un'evoluzione, vediamo un po', vediamo, ragazzi, vediamo un po', fai evolvere, sì, ragazzi. Mamma mia, vediamo un po' che cosa ne esce fuori, ragazzi. Vediamo cosa ne esce fuori, ragazzi. Io lo volevo fare evolvere, ragazzi, perché questo Pokémon qui ha delle statistiche alte, quindi volevo farlo evolvere. Vediamo un po' quando diventa, ragazzi. Non lo so, ma quello che è, ragazzi, mi piace un casino questo Pokémon qua. Vediamo un po', Vulpix. Mamma mia, vediamo un po'. Vediamo un po'. 1127. Fantastico. Ninetales, una cosa del genere, ragazzi. Mamma mia, che bel Pokémon che qua mi è uscito. Belli. Non si contate! Finta 10! Solo lancio 180! Solo lancio 180! 180, ragazzi, non ci credo! Ma che sta succedendo in questo episodio? Che sta succedendo in questo episodio? Solo raggio! Solo raggio! 180! Ragazzi, è una bestia sto Pokémon. Vediamo la valutazione. Attirate la... Ok, ok. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Mamma mia, ragazzi, che puntatona. Che puntatona, ragazzi, che episodio. Ragazzi, è da molto tempo che non facevo, che facevo video su su Pokémon Go, ragazzi. Adesso ho dei Pokémon davvero eccezionali che possiamo anche livellare. Mamma mia, ragazzi. Ragazzi, per il prossimo episodio lasciate un bel like. In questo episodio ho fatto un'evoluzione fantastica. Ho trovato due Pokémon nelle uova da 10 km. Ho trovato anche Snorlax. Ho fatto delle catture eccezionali, ragazzi. Questo episodio è stato grandioso. Tutto girato a paghino, ragazzi. Ogni volta che vedevo un Pokémon, ovviamente cercavo parcheggio con l'auto. Vabbè, ragazzi, per questo episodio è tutto. Mi sono divertito tantissimo. Spero che vi siete divertiti anche voi. Ho fatto un casino di catture. Ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti.